Lascio la parola a Sandro Prano, presidente dell'Unione Montana della Val di Susa e sindaco di Susa. Il mio sarà un intervento molto più tranquillo e molto più istituzionale. Prima di tutto devo dirvi che siete magnifici. È una piazza fantastica, è una piazza soprattutto molto più allegra e con molta più vitalità di quella che si è tenuta qualche giorno fa. Belli! Voglio ringraziare subito i miei colleghi, sono tutti della Valle di Susa con delle eccezioni. Il vice sindaco di Napoli, Dualè. Il vice sindaco di Torino, Montanari. E ringrazio anche il comune di Torino che ci ha dato un supporto logistico molto prezioso. Grazie a tutti voi. Ah, scusate ancora, ringrazio i nostri colleghi francesi. E ringrazio Lele che me l'ha ricordato. Fategli un applauso vero. Loro, in quanto protesti, sono anche più professionali di noi, bisogna dirlo. Allora, brevissimo, sono 30 anni che discutiamo di questo problema e dopo 30 anni siamo ancora lì con l'analisi dei costi e benefici. L'abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le lingue, con tutti i numeri, che questa opera non serve. Non serve perché la linea non è assolutamente satura. Il traffico delle merci è in diminuzione, quindi questi sono i dati che i nostri politici devono tenere. Non è un problema di valle, non è un problema della Valle di Susa, non abbiamo la sindrome NIMBY. Tutti i cartelli che vedete, tutte le persone che vedete qui portano da tutta Italia, non solo dal Torino, non solo dal Piemonte, un disagio profondo su come vengono spesi i soldi pubblici, su quello che serve veramente, su quello che noi dobbiamo e vogliamo avere. Quindi non è solo un problema ferroviario. Qui stiamo testimoniando un fatto, che non sappiamo dove andiamo come futuro, non sappiamo che tipo di sviluppo, che modello di sviluppo vogliamo. E quello che ci stanno proponendo, quello dell'alta velocità, del maggiori consumi, del più PIL, credo che sia un modello di sviluppo da mettere in discussione. E lo stanno facendo non solo noi, lo stanno facendo in Francia, lo stanno facendo da tutte le parti. Il modello più PIL, più sviluppo è da ridiscutere. Noi vogliamo più qualità della vita, questo è il nostro obiettivo, quello che stiamo dicendo in Sud. Alla fretta noi contrapponiamo una filosofia di meno fretta, di una vita vissuta più tranquillamente, di una vita vissuta con degli obiettivi diversi. Poi dicono che il freddo, che non è in grado di fare il traffico moderno. In realtà sono spesi 4 milioni di euro per ammodernarlo. E quello che specie in giro ci sono romani che stanno in e ponti moderni che vengono. Quindi qualche interrogativo ce lo dobbiamo porre. Il momento di milioni di tonnellate di merci, 5 ne può portare 20 milioni, quindi può quadruplicare il passaggio che c'è adesso, quindi anche questo è un elemento di riflessione. L'altra questione, l'ambiente. Continuano a dirci, continuano a venderci la frottola. Lo facciamo per voi, perché 2000 tiri in una valle alpina inquinano. Allora sappiamo che voi torinesi lo sapete, che in questa città circolano 600.000 auto, sulla tangenziale circolano 200.000 veicoli al giorno e di questi 200.000, 40.000 sono tir. E quando sento una delle madamin che ti dice lo facciamo per l'ambiente, Torino. Ripetere a Kiev
Beh, adesso Lisbona, non so, questo è frutto di un turno cattivo, una ferrovia o per portare la Samsung qui. E quello che chiedono sono i nostri amici, quelli che affollavano questa piazza, sono più investimenti e meno tasse. Questo mi sembra assolutamente incredibile. Goga, mi goga e flex tax sono due elementi che non vanno d'accordo. E allora anche noi chiediamo più investimenti, ma l'abbiamo scritto sui nostri manifesti. E prendiamo uno slogan del caro Matteo Salvini: prima gli italiani. Bene, prima le scuole italiane, prima gli ospedali italiani, prima gli argini delle nostre montagne, prima i nostri desideri, i nostri sogni. Questo chiediamo, prima gli italiani. E non svuotiamo le nostre montagne, vogliamo riempire i nostri capannoni, riempirli di lavoro vero e non di un lavoro che dura 15 anni e poi siamo di nuovo tutti a spasso. L'altra... Poco tempo fa hanno riempito questa piazza e si è immediatamente scatenato un fenomeno di democrazia. Sentiamo chi protesta. Noi sono 30 anni che protestiamo e abbiamo riempito una piazza molto più di loro. Quindi la prossima mossa che faremo è chiediamo anche noi al primo ministro di ascoltare le nostre ragioni. E credo che questa piazza ci dia quella carica di entusiasmo per continuare ad agire così. Grazie al Movimento Notav, grazie ai nostri amici francesi, grazie a tutti e buon Natale!